Ringrazio di cuore tutti voi genitori presenti questa sera, ringrazio di cuore i ragazzi ai quali solitamente un applauso si riserva alla fine di una performance, ma visto che inaspettatamente siete tanti presenti e tutti con i cuori predisposti a vivere questo santo momento, credo che sia doveroso, per incoraggiarli, ma non solo, per fargli sentire tutto l'appoggio familiare, farglielo adesso. Un grande applauso. Non è un saggio di fine anno o di interruzione di una parte dell'anno scolastico, non è una dimostrazione attoriale o musicale. È un momento che tutti insieme, di pari passo con la preside dell'istituto e con gli insegnanti, abbiamo voluto fortemente perché si lanciassero dei messaggi precisi. Uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele, mio popolo. Egli sarà la pace. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Thank you.
Non siete del posto, immagino veniate da lontano. Da dove venite? Chi cercate? Veniamo da una terra lontana, per cercare la luce. Di quale luce parlate? La luce che annuncerà la nascita del re dei re, colui che verrà a salvarci. A salvarci da cosa? Dalla tirannia e dall'oppressione. Chi di voi sa indicarci la strada per Betlemme? Seguite la strada verso destra. Avete dei viveri con voi? Avete da mangiare? Avete bisogno d'acqua? Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. Mostra dalla vostra attenzione è quello relativo alla misericordia. E per farlo, proprio questo è il momento più opportuno, visto che qualche giorno fa è iniziato il Giubileo straordinario della misericordia. Forestiero. Ci hanno indicato questa strada per raggiungere Betlemme. Ed è la strada giusta. Fortunati voi che godete dell'attenzione di Dio, riversando sudore e fatica nella terra. Un giorno il Signore ci ripagherà di tutte le fatiche. Attendiamo con gioia l'arrivo del Salvatore, colui che ci renderà giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Saremo liberati da queste catene. Pronto? Tutti attendiamo il giorno in cui avverrà. Gli schiavi diventeranno padroni quando il Signore ci libererà. Dove sei? La rivolta degli schiavi. Lavorate!
senza sosta. La giornata è ancora lunga. Quando arriverà il tuo tanto atteso Messia, ne riparleremo. Per ora sei solo, sono io il tuo Signore. Lavora! Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male per causa mia. Ah, questi sono i comandanti, i caporali. Non la parlando, la patata. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Sapresti indicarmi una locanda dove poter riposare? Ce l'hai proprio qui, di fronte a te. Ah, ecco, il proprietario sta arrivando. Si chiama Josafat. Io cosa vuoi? Cosa vuoi? Mi hanno detto di rivolgermi a te per un alloggio per questa notte. Mi dispiace, siamo pieni. Ma noi ci accontenteremo di dormire anche per terra, purché sia al riparo. Mia moglie è in attesa e vorrei che stesse al caldo. Ti ho già detto che non ho posto, neanche un buco. Ti guardo un attimo. Non preoccuparti, Giuseppe. Anche accanto a questo fuoco riuscirò a riposare. Sei sicura, Maria? Sono sicura, va bene così.
Ho ascoltato le vostre parole ed io saprei indicarvi un posto dove riposare, al riparo e al caldo. Non è confortevole come le camere della locanda, ma almeno sarete più comodi rispetto al freddo della strada. Grazie, buona donna. Seguitemi. Ciao. Per evitare liti e diffondere la pace. Giornata del 1 gennaio del 1979. Sono passati quasi 50 anni da allora e della pace nel mondo non c'è ancora traccia. Quest'anno poi, anche alla luce dei tragici avvenimenti legati al terrorismo, il messaggio di Papa Francesco, anch'egli molto sensibile al discorso della pace, è particolarmente forte, profondo
e coraggioso. E di fronte ad esso non possiamo, soprattutto noi cristiani, rimanere indifferenti. E questo per due motivi. Prima di tutto perché tale messaggio è il grido accorato del Papa non solo ai potenti della terra, ma a tutti gli uomini che in qualità di figli di Dio devono essere naturali. Il dono che il Signore ci ha concesso e che da tempo abbiamo cercato e atteso è qui, dimora in questo mio giaciglio. E la stella
la cui luce ci ha guidati nel nostro lungo cammino, forte e lucente. Offre viva su di lui la sua presenza e il suo sguardo, in rappresentanza di tutte le genti. Genti, fratelli tutti, l'uomo esulti di gioia, innalzi a Dio il proprio canto di esultanza. Da oggi il povero avrà da mangiare e dissetarsi, l'afflitto verrà consolato, tutto il mondo conoscerà la vita. Gesù, sei tu che illumini i piccoli e i grandi con la tua presenza in mezzo a loro. Sei tu che accendi loro la scintilla della gioia. Quando sono sperduti nella notte della tristezza, sei tu la stella, Signore Gesù. Sei tu che riscaldi piccoli e grandi col calore della tua amicizia. Sei tu che fai scaturire in loro la fiamma della dolcezza, che scioglie il gelo della loro cattiveria. Sei tu la stella, Signore Gesù, sei tu che guidi i piccoli e i grandi con la parola del tuo Vangelo verso la gioia che Dio ha promesso. Gesù, Signore, sei tu la stella che risplende per tutti gli abitanti della terra. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questo è quello che Gesù disse alla folla che lo seguiva.
E anche noi oggi siamo chiamati a non chiudere gli occhi di fronte ai bisogni dell'altro, indipendentemente dalla sua età, dalla sua razza, dalla sua religione, dalla sua condizione sociale. Ciò che i ragazzi hanno messo in scena questa sera non è il tradizionale presepe che tutti ci aspettavamo. Il tema fondamentale, come si evince già dal titolo «Nessuno sia solo», riguarda proprio l'accoglienza, la solidarietà, la tolleranza, la misericordia. Il messaggio che i ragazzi ci hanno voluto inviare è quello accorato del Papa, non solo ai potenti della terra, ma a tutti gli uomini che in qualità di figli di Dio devono essere messaggeri di pace, fonte di gioia e di serenità, portatori di solidarietà, per poter guardare con occhi sinceri il fratello che incontrano nel cammino della vita. Quante persone ancora oggi, all'alba del terzo millennio, vivono in situazioni di povertà, di disagio, di ingiustizia? A tutte queste persone i ragazzi hanno voluto rivolgere il loro pensiero, il loro augurio e un segnale di speranza affinché nessuno sia solo. E questo è anche il mio augurio, nessuno sia solo. Brevemente vorrei esprimere i miei ringraziamenti perché grazie a voi anche noi non siamo stati soli. E io vi ringrazio veramente tutti presenti, tutti quanti. E ringrazio in modo particolare il sindaco anche per il contributo personale. E ringrazio tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio i sacerdoti e gli altri colleghi dirigenti scolastici presenti. E ringrazio la Proloco che ha sostenuto e patrocinato questo progetto. Ringrazio anche la Poli Antinfortunistica di Policorio. E il regista Erminio Truncellito, che con competenza e disponibilità ha curato la regia di questa manifestazione. Ringrazio voi tutti i genitori, perché come sempre con il vostro grande impegno avete dato un contributo fondamentale per la realizzazione di questo progetto. Veramente siete stati presenti qui da stamattina e avete seguito questa attività per più di una settimana, per tutto il tempo dall'ideazione alla realizzazione. Veramente grazie infinite. E naturalmente ringrazio i ragazzi perché si sono impegnati con grande serietà per la buona riuscita di questa manifestazione. Siete stati veramente bravi. E ringrazio le docenti, le maestre veramente con la M maiuscola. Vi ringrazio per la serietà e la professionalità con cui avete scelto le varie tematiche. E vi ringrazio per la precisione e la puntualità con cui predisponete e realizzate passo dopo passo le varie attività. Vi ringrazio per la capacità di ascolto, di accoglienza che ogni giorno e sempre mostrate verso tutti gli alunni e per il tempo extra che dedicate alla scuola, che è veramente tanto. Ma soprattutto vi ringrazio perché testimoniate con il vostro esempio e il modo di essere quei valori che noi come scuola vogliamo trasmettere alle future generazioni. E grazie ancora. E anche questa serata, questa scelta in cui avete creduto per prime, non è stato un caso. Mettere in piedi un presepe vivente ci rende ancora più semplice dirvi il nostro grazie. Grazie maestra Maddalena, maestra Filomena, maestra Patrizia, maestra Antonella, maestra Betta, maestra Chiara, maestra Antonella, maestra Mariella, maestra Teresa. Grazie, perché anche noi ormai 5 anni fa vi abbiamo affidato i nostri piccoli bambini
e voi, con lo stesso amore e la stessa cura di Maria, vi siete dedicati a loro, pur sapendo che un giorno, quando sarebbero diventati un po' più grandi, come a loro piace dire, sarebbero andati via per continuare la loro strada in questo mondo che, come ci avete fatto vedere stasera, dovrebbe essere diverso, in cui nessuno dovrebbe essere più solo. Questo loro lo hanno imparato da voi, e non solo con la preparazione a questo evento, ma ogni giorno nelle vostre classi seduti ai loro banchi. Siete state mamme, amiche, insegnanti, compagni di gioco. Quando erano nel pianto li avete consolati, quando avevano bisogno di perdono hanno trovato in voi misericordia. Gli avete insegnato ad essere miti, perché solo quelli avranno in eredità la terra. Puri di cuore, perché quelli vedranno Dio, operatori di pace, seguaci della giustizia. E allora noi, fedeli alle parole di Gesù, ci rallegriamo ed esultiamo, perché sappiamo che per loro grande sarà la ricompensa nei cieli. E per questo il nostro grazie stasera ha un valore aggiunto, quello della speranza, la speranza che grazie a tutto ciò che hanno imparato da voi, loro potranno essere uomini e donne migliori, capaci di riportare al centro della vita i valori veri, quelli che quel raggio di luce che abbiamo visto illuminare una semplice mangiatoia porta intrinsechi in sé. Che altro dire? Solo che sarete per sempre una parte della loro vita. Quella parte fatta di tenerezza e carezze che si tiene al riparo in un angolo del cuore. Sappiamo che anche voi non vi dimenticherete mai di loro e che per voi, come per noi, rimarranno sempre i vostri piccoli bambini. Infine, a voi l'augurio di continuare il vostro operato di educatori con la stessa dedizione e forza di volontà. A tutti voi presenti in questa meravigliosa piazza, diventato uno spettacolo itinerante, un teatro all'aperto, voglio presentare, voglio che mi raggiungano tutti qui, a fianco a me, tutti i bambini, tutti, attenzione alle citronelle. Schieratevi verso il pubblico. Un bel inchino, salutate il pubblico. Gli attori meravigliosi insieme a tutti i collaboratori, le collaboratrici, le mamme, le insegnanti. Questo è il vostro applauso, ho solo due mani, non posso farvelo e quindi mi aiutano loro. Grazie di cuore bambini. Bravi! Agli amici zampognari venuti non da molto lontano, ma da molto vicino, perché il cuore rende tutti più vicini. Agli amici Vincenzo e Lorenzo, giusto? Da Cersosimo e San Paolo Albanese, dico bene? Grazie. Grazie all'amico Peppino e alla sua asinella. Eccoli. Meritato applauso anche a te, che da questa mattina instancabilmente con... Grazie all'azienda agricola Bellini, all'azienda agricola Melidoro, all'azienda agricola Battafarano e ai costumi ovviamente, e grazie anche all'oratorio Parrocchia Buon Pastore, instancabilmente col cuore di genitori e di animatori culturali di questa città hanno dato il loro preziosissimo contributo. Grazie infinite a tutti quanti voi. Grazie a voi genitori per la disponibilità e la fiducia. Grazie a voi insegnanti per l'amore non solo pedagogico ma di mamme e di padri, grazie di cuore e che sia un buon Natale, sereno, vero, per tutti. Buon Natale! Grazie a voi, grazie all'amico Giovanni Favale, al service, a Graziano,
e a tutti quanti i ragazzi tecnici delle luci, grazie di cuore. Ma infatti ai fuori programma non ci si prepara. Non è un problema, dice l'amico Nicola, giusto? Giusto? Loro sono qui, mamme, a vostra disposizione. Campanelli augurando a tutti.